In Lombardia aumentano gli infortuni mortali sul lavoro, a denunciarlo è la CISL Lombarda. I dati degli infortuni mortali sul lavoro in Lombardia sono in drammatica crescita, a denunciarlo la CISL Lombarda attraverso gli ultimi dati INAIL delle denunce di infortunio per il periodo gennaio-novembre 2019, che purtroppo confermano la drammatica tendenza rispetto allo stesso periodo del 2018. In rapporto a tutte le altre regioni del nord, la Lombardia conferma il suo triste primato. Aumentano gli infortuni con esito mortale, gli infortuni comunque totali restano sulla linea della numerosità che si è verificata l'anno passato e ancora non siamo a consuntivo, quindi c'è una situazione infortunistica che richiede un'azione responsabile delle istituzioni ma anche delle parti datoriali e richiede un intervento di contrasto reale. Il primo problema che bisogna affrontare per il contrasto agli infortuni sul lavoro è l'aumento delle ispezioni, migliorare l'attività ispettiva per garantire una più diffusa cultura della prevenzione, della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella gestione del rischio all'interno dei luoghi di lavoro, perché in occasioni di lavoro si verifica la maggior frequenza di infortuni mortali e questo significa che le parti datoriali, ma tutte le figure della prevenzione devono essere di una comunità di intenti per poter contrastare l'attuale andamento degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche in particolare. Gli infortuni mortali sono più numerosi nell'industria e nei servizi, 141 casi, confermando il dato già presente nel 2018. In aumento nel settore agricolo, che passa da 5 a 12 vittime, diminuiscono nel settore pubblico da 4 a 1. A livello territoriale, la provincia Monza e Brianza registra un più 100% dei decessi, da 7 a 14. Brescia sale da 19 a 29, più 52%, mentre Mantova e Milano calano rispettivamente da 21 a 14 e da 45 a 39. La CISL Lombardia evidenzia che si tratta di una tendenza non occasionale e che ha urgentemente bisogno di un'azione di contrasto, sia applicando puntualmente le intese raggiunte con Regione Lombardia, sia recuperando, a partire dai datori di lavoro e dalle istituzioni, quella dimensione di responsabilità e centralità che va data alla salute e alla sicurezza. Con Regione Lombardia abbiamo stipulato un accordo che si è tradotto in una delibera che impegna a tutte le ATS e Regione Lombardia ad un rafforzamento dell'attività ispettiva, rafforzando intanto le dotazioni organiche dei servizi di prevenzione che sono quelli preposti all'attività ispettiva e di vigilanza, ma anche un'attività di sviluppo e di promozione della formazione anche a livello scolastico, come pure dei tecnici e delle figure impegnate nell'attività di prevenzione.